professor Todde. Lei, prego. Salve, il mio nome è Elina. Vi volevo chiedere, dottore, esiste un'età in particolare che non si possono fare questa tipologia di interventi? Non so, esiste un limite anche in un'età magari adolescenziale piuttosto anche più in età? Ma allora, solitamente si preferisce non scendere sotto i 18 anni, quindi soprattutto in queste persone, nelle ragazze giovani, si presuppone che magari con attività fisica e con una dieta, con un'attività sportiva, si riesca a ovviare l'inconveniente. È ovvio che ci sono dei casi di persone che hanno perso anche 180-200 kg e queste persone solitamente non riescono a recuperare una elasticità cutanea di questo tipo, e allora anche qui bisogna distinguere fra vari casi. Diciamo che l'età minima comunque che mi è capitata, non sono mai sceso sotto i 21-22 anni come età giovanile e non ho mai superato i 65-64 anni. Ma anche nell'età giovanile ci sono anche grossi problemi psicologici, questo lo dobbiamo ricordare. Ci sono grossi problemi psicologici, certo. Però a operare una ragazza di 15-16 anni... Ma questo intervento si può fare tante volte? L'intervento, proprio perché è una chirurgia maggiore, è un intervento molto importante che, ripeto, in molti casi richiede anche delle ospedalizzazioni prolungate, va fatto una volta sola. Fatto bene, fatto bene, ma una volta benissimo. Altre domande? Grazie mille.